Ciao a tutti, bentornati sul mio canale. Oggi video acquisti, come vi avevo anticipato nel video decorazione agenda. Oggi è lunedì 13 novembre, quindi sono a casa in ferie e sono andata a fare un giretto all'Oreo Center e quindi sono passata da Tiger. Quindi, come potete vedere, acquistoni enormi da Tiger. Ho fatto anche due o tre acquisti sempre un po' in tema cartopazia da Claire's, perché c'era un'offerta, prendi tre, prendevi tre oggetti, poi ne potevi prendere altri tre gratis. E poi ho preso un paio di cosette da Casanova, cioè soltanto due cose che comunque vi faccio vedere. Ci spostiamo sulla mia scrivania, così vi faccio vedere bene in dettaglio tutti i miei acquisti cartopazzosi. Allora, iniziamo con le cose unicornose. Allora, ho trovato questa penna con l'arcobaleno e le nuvolette. Purtroppo non sono riuscita a trovare quelle matitine con sopra le gommine unicorno. Probabilmente o non le ho viste oppure sono finite. Stavolta però all'Oreo Center c'erano un sacco di agende olografiche. Però vabbè, ormai io ho già quella che mi ha preso mia sorella a Roma, per cui aspetto che me la porti su a Natale. Allora, proviamo questa, dovrebbe scrivere, presumo, di nero. No, scrive in blu. Comunque molto carina, tutta glitterosa. Si lascia giù qualche glitterino, però vabbè. Poi, sempre a tema unicorno, ho preso questa matitona. Non riesco neanche a inquadrarla, talmente grossa. Questa matitona, vedete, con il gommone gigante, poi attaccato c'è il suo temperino. Anche questa è appunto a tema unicorni. Andiamo di togliere. Vabbè, l'hanno incollato. Dopo con calma vado a toglierlo bene. Fa straridere scrivere con questa. Infatti, vabbè, sicuramente non sarà, non andrò ad utilizzarla, diciamo che la terrò per bellezza, ecco, con sugli unicorni, carinissima. Poi, sempre a tema unicorno, ho preso queste spille che sono davvero carine. Questa con i due unicorni, poi le stelline. Sono spille, ma sicuramente non le metterò su magliette o quello che è, ma le utilizzerò probabilmente in agenda. Vedremo un attimino, magari con l'agenda, quella appunto olografica di Tiger, che voglio fare appunto a tema unicorni. E infine le ultime due cose unicornose che ho preso sono questi due biglietti. Quindi questo e quest'altro. Allora, sono biglietti all'interno bianchi e hanno la busta. Sicuramente non li vado ad utilizzare come biglietti, ma la mia idea è quella di creare o dei quadernetti, che appunto questa rimane la copertina, oppure utilizzarli come cartellette da mettere o in un midori oppure addirittura nell'agenda. Diciamo che vedrò che cosa fare. Poi l'altra volta ho preso i calendari da tavolo e da muro da portare al lavoro, e avevo detto che non avrei comprato l'agenda settimanale, quella che ha preso invece mia sorella. Allora, io questa l'avevo già presa nel 2017. Praticamente su ogni pagina c'è una settimana, quindi sono 52 fogli. Pensavo di non comprarla stavolta, ma di farmela da me, però alla fine ho deciso di prenderla, perché comunque diciamo che quest'anno mi è stata molto comoda. Io al lavoro la metto sulla scrivania ogni settimana e ci scrivo tutti gli appunti della giornata. Diciamo che è molto utile e quindi ho deciso di ricomprarla. Poi, dopo la parte unicornosa, passiamo alla parte natalizia. Allora, ho comprato questa confezione
con dentro questi cartoncini, che praticamente sono delle scatole. Quindi vedete l'immagine? Si piegano e diventano delle scatole. Le ho comprate appunto per i regali di Natale. Ne ho presi due. Quest'anno ho deciso di fare tutti i regali homemade con le mie manine, e quindi diciamo che sono già all'opera, ho già creato qualcosina, però ovviamente non posso farvela vedere finché non avrò consegnato i regali, quindi vi farò vedere in un video dopo Natale. E poi ho preso questi altri due box, sempre un pacchettino regalo, tutto glitterato, e praticamente la scatola è questa. Sono quelle che si piegano, non so come dirlo, però vedete, in questo modo. L'ho presa color rosso glitter e color oro glitter, altrimenti colori natalizi. Poi, sempre per quello che riguarda il packaging dei regali, ho preso questo nastro di raso rosso, 15 metri, alto 2 cm, mi sembrava un prezzo buono per essere un bel nastro. Poi ho preso questa bobina di filo argentato, questa è lunga 50 metri e anche questo mi piaceva per comunque o legare i biglietti ai regali, magari le tag, oppure anche per creare dei fiocchetti e fare appunto la parte in mezzo. In un video vedrete come realizzare dei semplici fiocchetti. Più avanti ci sarà un video perché realizzerò una cosa natalizia e appunto andremo a fare un fiocchetto. Stessa cosa, 50 metri, bobina di filo oro, quindi sia per fare le tag, attaccare i bigliettini, quello che è, sia per fare dei fiocchetti. Infine ho preso per il reparto packaging, ho preso questo filo di juta rosso che mi piaceva tanto, anche questo per fare le tag, cioè questo qua non lo vedo molto bene per le tag. Poi di natalizio ancora ho preso questa biro con su questa renna in feltro col campanellino e questa scrive un bel blu. Poi ho preso anche quest'altra biro con su il Babbo Natale, sempre in feltro, e presumo che scriva, anzi il pallino, l'altra non c'era, vabbè, comunque scrive in blu anche questa. E poi, come potevo lasciarla lì, la matitina a bastoncino, c'era già anche l'anno scorso perché io l'ho vista diverse youtuber l'anno scorso, ma siccome io non ero andata da Tiger perché a Orio non l'avevo ancora aperto, per me Bergamo è un po' scomodo perché dovrei andarci in treno, perché con la macchina non so mai dove lasciare la macchina, non l'avevo presa, per cui quest'anno ho voluto prenderla anch'io. Poi di natalizio ho preso anche qualche stickers, ho preso questi molto carini, questi penso che li userò sull'agenda, hanno dentro delle parti glitter, mentre questi altri, allora questi sono a francobolli e magari posso metterli sui biglietti d'auguri. Questi mi è piaciuta come idea. Poi invece ho preso questi altri rotondi, così e così, che penso andrò ad utilizzare come chiudipacco, quindi anziché utilizzare lo scotch o il washi si può utilizzare questi pallini come chiudipacco. Ultimi stickers che ho preso sono queste scritte Merry Christmas, Happy Christmas, Christmas Greeting. Praticamente hanno queste parti un po' in rilievo d'oro e anche queste mi piacevano parecchio, quindi le ho volute prendere. Poi ho comprato questo punch che appunto serve per fare il pizzo sulla carta. L'avevo vista da Anna Maria di Artemente, che saluto. Ciao Anna Maria! L'unica cosa è capire come faccio a farlo uno fianco all'altro. Per
faccia così, lascio lo spazio. Carino, non è male, però sì, non capisco come si fa a farli precisi, perché sì, io lo sposto, però non è... Sicuramente ci sarà un metodo, devo capire come funziona, però vabbè, pancia bene. Ultime due cose che ho preso è questo elastico viola, che è lungo 3 metri. Allora, è un doppione perché sinceramente ce l'ho già. Pensavo di non averlo viola, io l'ho visto la viola e ho detto, oh viola mi manca, invece viola ce l'ho, però non fa niente, per le midori va sempre bene. Ultimissima cosa che ho voluto provare a comprare è questo acquerello liquido. L'ho preso di color viola per provarlo, vedremo come funziona. Poi accantoniamo le cose di Tiger e vi faccio vedere che cosa ho preso da Casanova. Quindi vi avevo detto che ho fatto due acquisti da Casanova. Ho comprato questo nastro di Yuta, questo qua color naturale, che appunto lo cercavo, color naturale, anche questo sulle tag sta molto molto bene. E poi ho comprato una Yankee Candle. Allora, io non ce le ho, è la prima che compro, avevo voglia di provarlo, ho preso questa Garden Sweet Pea, presumo sia la peonia, il fiore. A me il profumo mi è piaciuto tantissimo e l'ho presa anche perché ho idea di realizzare un portacandele con un bicchiere. Infine, ultimissimi acquisti da Claire's. Come vi ho detto all'inizio, c'era la promozione, prendi 3 prodotti e 3 li hai in regalo. Allora, qui ho comprato questi orecchini rotondi, grossi, che mi piacciono. Poi ho preso quest'altro paio di orecchini piccolini con il brillantino. Poi ho preso, e questo è uno dei pezzi forti, a tema sempre unicorno, questo portachiave. Guardate quanto è carino! Questo portachiave unicorno. Stupendo, stupendo, è tipo peluchetto qua, è morbidino. E questo sicuramente sarà il charm della mia agenda olografica di Tiger. I 3 prodotti in regalo invece sono questi sticker. Questi sticker puffy, quindi cicciotti, puffy sticker di Pushin. Troppo carini. Guardate che bello! E poi, allora, mi ero ripromessa di non comprare più washi tape, perché veramente ho riempito il mio portaspezie dell'IKEA, però appunto dovevo arrivare a prendere 3 prodotti gratis e questi qua, appena li ho visti, mi sono piaciuti una cifra. Questi, allora, questi 3. Allora, uno è color azzurrino con queste rose, con queste, come si chiamano? I donuts, Poi questo glitterato, comunque vedete è tipo olografico, quindi ci sta con l'unicorno pazzia. E poi questo semplice rosa con zig zag, quindi questi 3. E come sesto prodotto ho preso appunto un'altra scatolina di deco tape, anzi, che sono washi perché comunque sono di carta. Di questi 3 appunto mi sono innamorata di questo con i fiocchi. Vanno tantissimo adesso i nastri con i fiocchi e quando ho visto questo mi si sono illuminati gli occhi, l'ho preso. Nero con i fiocchettini bianchi. Poi c'è questo, che anche questo secondo me è stupendo, perché è rosa con i simboli di Parigi in foil oro. Guardate che bello.
e quest'altro sempre appunto tema Parigi. Questo semplicemente ha le Tour Eiffel con le scritte Paris, always a good idea, Paris, City of Light, molto carino anche questo. Ma sono belli appunto perché sono fatti di carta, io li adoro questi di carta. Niente, questi appunto i miei acquisti cartopazzosi da Tiger, da Claire's e da Casanova. Spero tanto che questo video vi sia piaciuto, mettete un bel pollice in su mi raccomando e ci vediamo al prossimo video. Ciao!